Ciao a tutti, buongiorno. Oggi è il 25 dicembre, è Natale, sono circa le 3:30, 4 del pomeriggio e oggi ho voluto venire a fare un paio di lanci a light a provare la carpa. Sono venuto qui ormai circa un paio di settimane fa, ho agganciato un pesce, non ho fatto ora capire cosa potesse essere, però poi di conseguenza l'ho perso, perché comunque ho un filo sottodimensionato e penso di aver agganciato un pesce di buonissima taglia. Questa volta, come potete ben vedere, ci siamo armati di un guadino più o meno e degli stivali. Allora, oggi pescherò con le larve di Bottle Lures, etichetta un bel po' rovinata perché ce l'ho veramente da molto tempo. Sono delle esche morbidissime, non so se rende. Pescheremo con una testina piombata, da questa dovrebbe essere circa tra i 2 e i 3 grammi, e andremo ad innescare. Dopo proveremo a pescare sotto un ponte, perché bene o male in questo periodo il pesce è tutto lì. La situazione non è delle migliori con le acque, perché continuano ad aprire e chiudere e spesso in inverno prosciugano i canali. Eccola qui la nostra esca pronta. Sto pescando con un finale in nylon da 0,40 e in bobina il solito trecciato da 0,10. Proveremo a pescare sotto questo ponte. Allora proviamo ad essere un po' più delicati. C'è e vai. Wow. Dobbiamo fare molto piano, eh. Non esageriamo. Ehi là. Ha saltato. Dai. Tira delle belle testate però, eh. Dai cavolo. Dai che viene fuori. Vediamo se si vede cos'è. Una carpa. Bella. Piano piano. Piano. No. Piano. Piano, vieni qua. No, dai, vieni fuori. Ormai no, i rovi.
Che combattimento bellissimo. Questa ha mangiato. O almeno ci ha provato. Ci sono quei rovi che mi danno un fastidio. No, stai qua. Batteria quanto è? Ok, perfetto. Ora bisogna salparla. Niente. Non è ancora pronta. Dai, io con sti rovi. No, non posso perdere il pesce per una cavolata simile. Vieni, vieni. Brava. No. Che cazzo. C'era quasi. Vieni via da qua. E vai, ce l'abbiamo. Oh cavolo. No, sto per andare in acqua anche io. Ferma lì. Apriamo l'archetto. L'esca penso si sia staccata adesso qui nel guadino. Guardate, vediamo se si vede come ha mangiato. Ok, altro imprevisto, mi si è appena rotta la testina. Non riesco a levargli l'amo, anche se l'importante è almeno averla. Non sono riuscito a togliere l'amo, ma l'importante è aver tagliato la testina. Eccola qua, una bella carpotta. Guardate, eccola qui. Ora sta perdendo un po' di sangue dalla bocca, quindi andrò a rilasciarla immediatamente. Su, dai, sei libera, vai. Ciao ciao, grazie mille. Delle riprese un po' arrangiate, però purtroppo sono da solo e ho avuto anche un po' delle difficoltà a salpare il pesce. Comunque per fortuna adesso siamo riusciti a scappottare con un bel pesciotto. A Natale era una bella carpa. Con canne sottodimensionate in questa maniera si vengono a creare dei combattimenti veramente divertenti e carichi di adrenalina. Purtroppo slamando il pesce la testina si è spezzata e quindi l'amo è rimasto all'interno, però sperando che la carpa riuscirà a rimuoverselo da solo col passare del tempo. E basta, ora posso tornare a casa perché comincia a fare buio, fa freddo. Vi faccio tanti auguri, non so quando uscirà questo video, e alla prossima, ad un nuovo video. Ciao a tutti.